settimana inizia con il ritorno a Firenze per frequentare l'unico corso che ho in presenza. Il che è molto triste perché oggi andrò a Firenze e tornerò domani. Eh sì, questa è l'università ai tempi del Covid. Sono sceso a Porta Romana perché devo fare delle riprese per il video di Firenze a Palazzo Pitti. Quindi adesso devo andare là e poi corro a lezione. E non so perché, ma sta piovendo col sole, non capisco. Aiuto! Questa è la mia fortuna. Non ha senso! Come ho messo piede fuori dall'autobus è iniziato a piovere. Sono riuscito a fare le riprese col drone che volevo e adesso bisogna muoverci in direzione università. Mi sono fatto da Porta Romana a Santa Verdiana tutto a piedi e quindi nel mentre ho fatto un piccolo stop a Santa Maria Novella per fare delle riprese col drone anche a Santa Maria del Fiore. Così ci abbiamo tutto. In tutto questo devo ancora mangiare e ho lezione dall'1:30 alle 5:30. Questa è la prima volta che torno all'università da marzo. Ah shit, here we go again. Dopo tipo 7 mesi. Si può dire che questo sia il mio primo giorno di università, il mio primo secondo giorno di università. Buon appetito a tutti. Fra tipo 10 minuti a lezione. Che dici? Oh, ma sto dicendo. Sto mangiando una pizza. Come va? Tutto bene. Cioè, fai la fila per entrare all'università. Aspettare per entrare a soffrire. Io non mi ricordo più come si sta in classe. Come funzionava? Noi seduti, il professore parla? Seduti e zitti? Con la mascherina. Con il professor Ricci. Zini, sì. Zara, Imola, Zini, Z-I-N-I, Zini. Buono, non si fa lezione. Non ci trovo nell'elenco degli iscritti al corso. Finalmente si può andare in aula. Non so cosa fosse successo. Non sono mai stato così felice di entrare in classe. Strano perché voi eravate dentro la mia lista le 54 persone. Non so per quale ragione non... Insomma, questo primo giorno sta andando tutto liscio come l'olio. Grande. Prima e unica lezione in presenza andata e adesso si va a casa. E qui a casa c'è una grande novità, ovvero che il buon Saverio ha stravolto tutto l'assetto della nostra camera. Tiè, c'è molto più spazio per ballare adesso. Tiki 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 tiki. Questo è il drone homemade. È successa una cosa abbastanza strana che mi ha fatto domandare, ma chi me lo fa fare? Ora vi faccio vedere. Ieri ho pubblicato questo weekly vlog che ho montato in circa 2 ore e ha fatto in meno di un giorno 330 visualizzazioni. E invece il video della Puglia, che ci ho messo 6 giorni per montarlo, in circa 5 giorni ha fatto meno visualizzazioni. Così mi sono reso conto di una cosa, che i video, tra virgolette, brutti attirano di più di quelli belli, di quelli effettivamente montati bene. Questa è una cosa che succede tipicamente in Italia. Infatti se ci fate caso, nella home di YouTube ci sono solamente video, passatemi la parola, del cazzo, che hanno migliaia e migliaia di visualizzazioni e sono montati obiettivamente male. Quindi questa settimana voglio fare un piccolo esperimento. Penso di aver registrato la scena più imbarazzante che io abbia mai fatto. E la vedrete nelle prossime settimane in un video, cioè, che è assurdo. Se viene come ce l'ho in mente, è una bomba. Che bello allenarsi la mattina presto. Progressivo processo di delega delle materie legislative ed approvazione. Dopo aver passato un pomeriggio a fare una relazione, è arrivato il momento della pappa portata da Akraf. Dov'è Akraf? Ci ha rubato 20 centesimi Akraf. Uno. Buon appetito a tutti. La difficoltà. Alla fine mi sono trattenuto il giorno in più e mi sono reso conto di una cosa, che quando sono qui a Firenze non ho mai tempo di concedermi un momento di relax. Sono sempre pieno di roba da fare e non ho mai tempo di visitare la città o uscire. Cioè non ho avuto tempo neanche di guardare Netflix. Quando invece sono a casa a Grosseto sono molto più rilassato, vado in palestra, guardo Netflix. Invece quando sono qui a Firenze entro nel mood operatività. Ok, in cosa consiste l'esperimento del quale vi ho parlato lunedì?
Sostanzialmente domenica ho registrato il video che si intitola Full Day of Eating, dove faccio vedere tutto quello che mangio in una giornata. Sono dei video che si vedono spesso a giro su YouTube e non richiedono un editing e una qualità pazzesca, però al tempo stesso riscuotono abbastanza successo. Quindi la situazione è questa: voglio vedere in confronto al video della Puglia, che ci ho messo tipo 6 giorni a editarlo, quanto successo riscuote questo qui, che ci ho messo un'ora a editarlo e un giorno a registrarlo. Quindi giovedì lo pubblicherò e vedremo un po' cosa succede. Il prossimo passaggio è quello di fare una copertina bella, accattivante e che attiri molti click. Quindi l'opzione più giusta è quella di mostrare un po' di addome e magari accostarlo con mangio 3500 calorie, che sono tante, potrebbe incuriosire. Questo qui è il risultato finale. Quindi adesso non ci resta che pubblicare e vedere cosa succede. Sono appena uscito dalla palestra, ho pubblicato il video, quindi adesso andiamo a controllare come sta andando appena pubblicato. 60 visualizzazioni, che sono più o meno nella media, quindi... Anzi, sono anche due in meno del solito. Non è un video virale, quindi l'esperimento è fallito. Vabbè, meglio così, significa che le persone apprezzano di più i video belli e ben editati. Sono felice. Ah, sono arrivati dei pacchettini che aspettavo da un botto di tempo. Sono strafelice che siano arrivati. Quindi unboxiamoli, perché contengono degli oggetti strabelli. Sono super hypato per questi pacchetti. E signore e signori, non vedevo l'ora. I libri dell'università. Sono arrivati i libri dell'università. Fisica, scienze delle costruzioni, urbanistica. Guardate questo di statica. Oh, e non è finita qui. Ce n'è un altro di urbanistica. Altro che Natale, cioè. Questo è pure in orizzontale. Oh, cioè, finire la settimana così è divino. Scusatemi, ma adesso devo andare a studiare. Ciao. Sarebbe bello essere citati per l'arrivo dei libri, eh? Già. Però hanno un buon odore.